Le avventure di Alice cominciano nel 1862, quando Lewis Carroll, che allora insegna ad Oxford al Trinity College, porta a fare una gita in barca sul Tamigi le tre bambine figlie del decano del college. Vanno in barca, prendono il tè e mentre la barca va, Carroll racconta una storia. Racconta una storia che la sera, quando saranno tornate a casa, prima di lasciarsi, la più grande delle bambine, Alice Lidder, che sarà sempre la sua preferita, gli chiederà di metterla per scritto. Mi è piaciuta tanto, dirà Alice a Lewis Carroll, per favore mettila per scritto, mettimela per scritto. Il reverendo Dawson, cioè il vero nome di Lewis Carroll prima del suo nom de plume, scriverà dal nottetempo quella storia, farà dei disegni con cui correderà lo scartafaccio, il quaderno, che regalerà per Natale al decano Lidder e alla sua famiglia. Il quaderno resterà nei locali del Trinity College, su un tavolo, per molti, molti anni, finché, già dentro il XX secolo, sarà venduto a un antiquario di Filadelfia. Il manoscritto tornerà in Inghilterra nel 1948 e da allora è custodito alla British Library del British Museum ed è considerato ancora oggi uno degli oggetti più preziosi della biblioteca e una delle grandi glorie della letteratura inglese. Ma questa è la storia del manoscritto, perché la storia delle avventure di Alice, Alice in Wonderland, comincia nel 1865, qualche anno dopo, quando l'editore Macmillan, che aveva avuto da Carroll la proposta di pubblicare il libro, decide di pubblicarlo. Cambia il titolo, che ricordate all'inizio era Alice Underground, e come Alice in Wonderland lo pubblica per la prima volta. E per pubblicarlo ci vogliono le illustrazioni. Alice seguirà, anzi anticiperà, perché viene qualche anno prima, la storia di Pinocchio, vale a dire sarà una specie di cartina di tornasole per tutta l'illustrazione della fine dell'Ottocento e dei primi anni del XX secolo. Saranno centinaia e centinaia di illustratori che si rifaranno al testo di Carroll, e il primo e più famoso probabilmente, quello che dette il via alla storia dell'illustrazione, fu John Tenniel. John Tenniel, che come disegnatore principe di Punch, la rivista inglese, dette l'immagine prima alla bambina di Lewis Carroll, è un'immagine che sarà per sempre attaccata a quel personaggio. Tanto è vero che anche quando personaggi importanti nel campo dell'illustrazione del secolo, quali Walt Disney ad esempio, e poi del cinema come Tim Burton, e già all'inizio degli anni 2000 si rifaranno al personaggio di Carroll, non potranno fare a meno di ispirarsi per le illustrazioni delle loro opere, per l'immagine, a quanto fece John Tenniel nel 1865. Il rapporto tra Tenniel e Carroll non fu mai buono, o perlomeno non fu quel rapporto che noi pensiamo possa instaurarsi sempre tra due collaboratori. A Carroll l'ideologia vittoriana, molto intecherita, molto austera, molto sobria, di Tenniel non piaceva. Se noi rivediamo le prime illustrazioni che lo scrittore aveva vergato sul suo quaderno che aveva regalato a Alice Lidder, noi vediamo che la bambina che Carroll prefigura non è vicina a quella di Tenniel. È una bambina nervosa, già sulle soglie dell'adolescenza, una bambina che presuppone già la donna che è in divenire. Tenniel no. Tenniel è un disegnatore molto austeramente sobrio,
è vittoriano fino al midollo, per l'appunto, e quello che riuscirà sempre a disegnare fu una bambinetta pedante, noiosina, in qualche modo sdolcinatamente noiosa, che è quella che poi riuscirà a varcare le soglie della mitografia e a diventare l'Alice che tutti noi conosciamo. È una biondina con un vestitino azzurro, con un grembiulino e con dei piedi troppo piccoli, eccetera. È l'Alice di John Tennell. E Tennell, oltretutto, riuscì nell'impresa, direi formidabile a questo punto di vista, a raffigurare in maniera definitiva anche tutti i personaggi di contorno. Personaggi di contorno che sono la regina di cuori, che sono il cappellaio matto, che sono il bianconiglio, che sono il brucaliffo. Sto dicendo la versione tradotta dal film di Walt Disney, che sarà quello più famoso, che si ispirerà alle avventure della bambina inglese. Non soltanto, naturalmente, John Tennell, moltissimi furono poi gli illustratori nel corso del secolo, di tutto il XX secolo, e anche all'inizio degli anni 2000, ci metteranno con Alice. Tra questi, una nota di merito, e quindi una citazione doverosa, per Arthur Rackham, il più grande probabilmente tra gli illustratori inglesi del periodo preso in considerazione, che riveste Alice dell'ambiguità che era stata propria di Lewis Carroll e la mette in contatto con tutti i personaggi, con tutte le cose che affolla nel libro. L'Alice di Rackham è una creatura panica, è una creatura che è in contatto con la natura e con tutte le cose e presuppone già la signorina, la ragazza che Alice diventerà nel corso del tempo. Sarà più o meno quello che farà anche in anni ancora successivi Ralph Steadman, che calerà Alice nel suo secolo, cioè nei suoi anni. Steadman disegna una versione bellissima di Alice nel 1967 e la disegna in modo pop, in modo beat. È Alice, una ragazzina che si aggira per la Londra del XX secolo, probabilmente è un amante, una fan dei Beatles e dei Rolling Stones, si veste in Carnaby Street, è scarmigliata e piena di brio, non è più la bambina noiosa e antipatica, del tutto antipatica, di Tennell, ma è diventata nervosa e frizzante come quegli anni della fine degli anni 60.